riuscito a staccare i suoi compagni di fuga e vince il numero 216, Onofrio. Arrivo solitario e braccia al cielo per il campano di Agropoli, Onofrio Monzillo. Il portacolori dell'autoricambi marrone ha vinto la quinta edizione dell'Amichettiana, medio fondo per amatori di 120 km con partenza e arrivo a Francavilla al Mare, sul lungomare Francesco Paolo Tosti, di fronte allo Stadio del Mare, struttura su cui l'amministrazione comunale punta molto per quest'estate, come sottolinea il presidente del Consiglio Comunale, Enrico Bruno. Finalmente vediamo vivere una struttura realizzata da tanto tempo ma che giaceva ormai inutilizzata e che oggi finalmente riprende vita e durante l'estate finalmente potrà dare il suo contributo al turismo francavillese che spero si svilupperà ancora di più. La corsa, 283 partenti, molti team provenienti da fuori regione, giornata ideale per correre, fresco ad inizio gara, lo start è alle 8 per poi scaldarsi un po' nelle ore centrali della mattinata, percorso rinnovato rispetto alle precedenti edizioni, l'ultima l'anno scorso non disputata a causa Covid, 25 km iniziali di pianura prima di cominciare l'ascesa a Rocca Montepiano. Il gruppo inizia già a sfaldarsi con l'azione partita dal tandem Celani-Carlini, non mancano gli inseguitori, si avvicina alla parte più impegnativa, 10 km con pendenza media del 6,5% con i 1318 metri del Gran Premio della Montagna di Passo Lanciano. Come era prevedibile, la selezione è avvenuta proprio su queste rampe. A giocarsi il traguardo della montagna sono in 7, Borgese, Frangioni, Martinelli, Colone, Monzillo, Scaia e Carlini. A gioire è proprio quest'ultimo. Ora c'è da affrontare la ripida discesa. Intanto del gruppo nessuna traccia, anzi, mano a mano che il plotoncino si avvicina al traguardo, i minuti di vantaggio aumentano fino ad un massimo di 5. È fatta. Sarà corsa a 7. Inizia la bagarre di chi vuole evitare la volata. Ci provano a turno, ma sembra che nessuno riesca a prendere il sopravvento, fino a quando, a pochi chilometri dall'arrivo, parte Monzillo. La sua azione sorprende tutti, il corridore campano guadagna terreno e vince con un distacco di un minuto sulla volata che premia Colone su Scaia. Quarto l'abruzzese Borgese che 2 settimane fa aveva vinto a Pacentro nel percorso corto della Blockhaus Marathon. La soddisfazione del vincitore, secondo a Pacentro nel lungo. Hai fatto centro qui a Francavilla al Mare, complimenti. Sì, grazie, sì dai, ci voleva perché domenica scorsa sono stato sfortunatissimo. In discesa dopo Blockhaus è saltato un pattino dietro del freno, avevo un solo pattino e non potevo rischiare più di tanto in discesa. Che cosa è successo negli ultimissimi chilometri? Ci sono state delle fughe e controfughe? Sì, gli ultimi chilometri è saltato l'accordo di tirare tutti insieme e sono iniziati scatti e controscatti. La salita era finita e quindi in pianura era quasi impossibile fare la selezione, almeno che non si provava un'azione da finisserre come ho provato io, che l'ho preso un po' dopo vari scatti, si sono un attimo rilassati, avevo quella marcia in più e diciamo l'ho riuscita a sfruttare fino all'arrivo. Epilogo con Claudio Coccia, presidente del team Centro Fai da Te, che ha organizzato l'evento targato WISP. Voglio ringraziare tutti gli atleti qui che hanno aderito a questa quinta edizione, le nostre aziende che sostengono questa nostra proposta che è, oltre che bicicletta, diciamo sempre, è sempre, come dire, crescita di territorio. E quindi niente, è stata una giornata bellissima. Faccio i complimenti al vincitore e a tutti quanti hanno partecipato a questa straordinaria manifestazione. Abbiamo praticamente previsto una copertura del territorio capillare per cercare di garantire la massima sicurezza a tutti i partecipanti, che credo che sia l'obiettivo che ogni organizzatore debba porre come elemento fondamentale. Nei 7 che sono arrivati poi alla spicciolata al traguardo c'era anche un tuo corridore, Stefano Borgese, ci hai sperato? Ma dai, alla fine infatti le notizie erano positive, poi purtroppo insomma ci siamo dovuti accontentare un 4° posto, comunque una grande prestazione perché c'erano i migliori ciclo amatori nazionali, quindi insomma il livello era molto alto, diciamo.